sarebbe scellerata l'ipotesi in cui Mare Nostrum tira i remi in barca e a sostituirla non ci sia un'operazione che abbia mezzi sufficienti, risorse sufficienti e soprattutto un mandato chiaro che abbia al centro il salvataggio e il soccorso di vite umane. Questo è fondamentale. Questi tre punti sono indispensabili. Se si dovesse, come dire, ci dovesse essere un momento in cui Mare Nostrum riduce il suo impegno e non c'è altro in sostituzione, allora noi tutti saremmo poi responsabili di molte più morti in mare di quante ce ne sono state finora, che già sono tantissime. Cioè, l'ultima cosa sull'antipolitica. Ieri Renzi è stato bersaglio, diciamo, sì, dell'antipolitica. Allora, io penso che l'antipolitica abbia un solo antidoto, che si chiama buona politica. E ognuno di noi, nei propri ruoli rispettivi, deve poterla mettere in atto. Per quanto mi riguarda, io sono entrata in politica dopo 25 anni di lavoro nelle Nazioni Unite per indignazione, perché volevo fare la mia parte. E oggi, in questa posizione che rivesto, cerco di mettere in atto ogni giorno quel cambiamento che avrei voluto vedere e che non ho visto. Questo significa sobrietà. Tagliarsi lo stipendio, l'ho fatto il secondo giorno che mi hanno appunto eletto, tagliarsi lo stipendio significa cercare di ridimensionare retribuzioni di dipendenti della Camera per metterle in linea con quanto c'è bisogno nel Paese, perché c'è bisogno di dare tutti un segnale, sobrietà, ma anche aprire il palazzo alle istanze, quindi alle delegazioni di lavoratori, di imprenditori, di associazioni. Ne ricevo a centinaia. Vuol dire aprire il palazzo, vuol dire ricevere anche chi ha qualcosa da dire nell'ottica di fare sistema paese. Domani 600 sindaci italiani saranno nell'aula di Montecitorio. Al posto dei parlamentari. Sì, insieme ai parlamentari. Insieme ai parlamentari. Ci saranno i presidenti delle commissioni e il governo. È un incontro interistituzionale che vuole dire a tutti che dobbiamo unire le forze per far fronte a questo momento. Significa aprire le porte anche alle buone idee. Abbiamo invitato il premio Nobel Yunus, abbiamo invitato il premio Nobel Stiglitz. Questa settimana arriverà Piketty, cioè nuove idee, nuove visioni per un confronto che sia costruttivo. Cerchiamo di fare tutto questo perché è importante far capire che noi siamo su, il Parlamento è sulle grandi questioni e io come Presidente della Camera, anomalo, perché altrimenti eleggevano un'altra persona, io voglio stare in piazza, voglio stare a Ferrara, voglio stare a Lampedusa, voglio stare a Venezia, in Ancona, a Bologna, laddove c'è una richiesta e laddove ci sono i problemi. È mio dovere stare in piazza, oltre che all'interno del palazzo e a presiedere l'aula. Quindi, secondo me, ognuno ha la sua ricetta, io la interpreto così, come dire, vivere l'istituzione al tempo dell'antipolitica, io lo interpreto così, cercare, tentare di far rinnamorare gli italiani della politica e delle istituzioni attraverso i fatti, perché come diceva Salvemini, bisogna rispondere alle proteste con le riforme. Salvemini, grande intellettuale, ci ha insegnato questo, rispondere alle proteste con le riforme, e nel mio piccolo è quello che sto cercando di fare. Grazie. Grazie.